perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 35esimo episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo battuto la palestra e adesso dobbiamo andare sul Monte Rose, perché una parte importante della trama sta per giungere. Dobbiamo andare a riprendere il nostro capo palestra, che è dovuto fuggire sul monte perché è, fra virgolette, ricercato dal culto infernale. Prima di iniziare, ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace, come al solito un commento rispondendo alla domanda del giorno, che sarà: prenderete Pokémon Ultrasole o Pokémon Ultraluna? Siccome comunque questo video dovrebbe uscire il 16 e i giochi usciranno tra un giorno, qualcuno ci sta già giocando, e quindi ragazzi fatemi sapere ciò nei commenti. Il gioco dovrebbe arrivare anche a me a breve. Comunque, come già detto, non farò un let's play, giusto per specificarlo un'altra volta, se no me lo chiedete in 300. Detto ciò, direi di proseguire. Ovviamente dobbiamo andare da questa parte che abbiamo già visitato, ma che avevamo, diciamo, scoperto essere la strada sbagliata ai tempi. Adesso non lo so, penso di sì, spero. Ok, ring ring ring, che penso, non so come tradurlo a una suoneria, perdonatemi. Ciao Creepy, questo è il tuo telefono, vero? No, è quello di mia nonna, che cazzo, se mi stai chiamando, Dio buono, di chi può essere il telefono? Ascolta, mi sono appena... Ok. Ok, perfetto, si è appena fermata al checkpoint di Montrose e pensa che sia governato, sotto il controllo del culto infernale, in sostanza. Ci incontriamo fuori, dobbiamo trovare un altro modo per passare, e quindi immagino qui. Dove sei? Oh, buongiorno signora. Buonasera. Ascolta Creepy, hai presente il checkpoint di sicurezza che hai messo appena adesso da qua? Non c'era una settimana fa. Solitamente potevamo andare su e giù per le montagne liberamente. È sospetto che... It's kind of suspicious that it's only here now that infernal... Ok, è una cosa molto sospetta che solo adesso il culto infernale ci abbia messo le mani, in sostanza. Non possiamo passare da lì. Non so se coloro che sono vaccinati o comunque quelli che lo sono veramente... non so se essere vaccinati. Ok, perfetto. Dobbiamo trovare... Oddio. Ok, questo è conveniente. Che come ci hai trovato? Abbiamo tracciato Creepy attraverso il loro mega bracciale. Attraverso il loro... Vabbè, dettagli. Cosa pensavate che fosse un regalo così tanto per... Vabbè, insomma, ci hanno inculato il sangue dall'inizio della trama, bella lì. Reukra aveva sospetto che avreste superato le montagne e mi ha mandato a cercarvi. Lui ha un modo per aiutarvi, in sostanza. Naturalmente vuole qualcosa in cambio. Creepy sa che... Creepy sa dov'è la nostra base, al mercato nero. Ci troverete là. Ah, me lo stai dicendo davvero così? Ok. Bel, cioè così, bella, teletrasporto, raga, li inventiamo così proprio. Ok, e nulla, andiamo a cercare sti qua del culto alla perfezione, in sostanza. Non so sinceramente, ok, qua, perfetto. Ah, Reukra è giusto, è il Giovanni della regione, bella lì. Ciò mi porta indietro a dei ricordi. È stato Creepy che ha spaventato Deoxys la volta scorsa, non è vero? Non ti azzardare a dire il suo nome. È colpa tua se è conciato così adesso. Stiamo parlando di Damien, penso. Lo rimetteremo a posto e poi verremo da te. Ehi, ti stai scaldando. Adorabile. Non mi potrei preoccupare meno di voi, ragazzini. È stato Creepy che ho invitato... Ragazzina, è stato Creepy che è stato invitato qua. Tain, vai alla macchina. Ok, perfetto. Ho delle informazioni che potrebbero aiutare entrambi di voi. I'll help you find your friend and get up the mountain. Ok, perfetto, vi aiuterò a trovare il vostro amico e a uscire dalla montagna. Cioè, ad arrivare alla montagna, scusate. Non voglio molto in cambio, solo due piccoli favori. Voglio il vostro tempo per testare qualcosa, un'altra volta.
Ok, è un pezzo di... è un piccolo, una piccola parte del DNA di Mew. Ho delle informazioni su tutti, i vostri... su tutte le vostre battaglie. So che avete combattuto recentemente. Probabilmente... you are probably covered in it. Covered, non so cosa voglio dire in questo caso. In teoria è coperto, però non penso che significhi questo in linguaggio specifico. Cosa? Perché avresti bisogno del DNA di Mew? Ah no, vuole il DNA di Mew, ok, perfetto. Lui vuole il DNA di Mew e noi dovremmo darglielo. Non riesci davvero a capire il motivo? Non so come pronunciare questa parola. Shtick, non ne ho idea. Creo Pokémon, versioni sperimentali di loro, in ogni caso. Sei davvero così stupida da non riuscire a cogliere la singola ragione? Vabbè, non è importante. Ciò non ha importanza. Che cosa dici? Ho le informazioni. Ho bisogno del vostro tempo e del DNA di Mew. Raga, non vedo altre scelte, quindi sì. Fantastico. Sono felice di aver ottenuto il vostro agreement in italiano e... la vostra... agreement. Il vostro accordo, in sostanza. Sì, più o meno. Ah, a skin flake, un pezzo di pelle, ok, questo andrà sicuramente bene, non è flake, non è pelle letterale, però penso che vada bene comunque, cioè non è pezzo letteralmente, però penso che vada bene, una scaglia, non ne ho idea, non ho mai sentito parlare, hai mai sentito parlare del Team Rocket? Nessuno dei loro esperimenti con Mew? Nessun possibile indizio su cosa potrei provare a creare? Tain, la macchina, Tain, the machine deposits it directly into the master. Ok, la macchina lo mette direttamente nella master ball, sì, esattamente. Dovremmo aver tutto sotto controllo. E allora divertiti. Buona fortuna voi due. Questa è la vendetta per, figlio di puttana, figlio di troia. Adesso si fa il Mewtwo e mi apre il culo. A parte che sei randomizzato. Ciuppa! Hai randomizzato, stronzo! Si stanno facendo Mewtwo, raga. Col DNA di Mew, e adesso ce lo mettono nel culo. O meglio, ce lo metterebbero nel culo se io non vi avessi inculato a inizio gioco con la randomizzazione e il family friendly a casa. Bello sto Mewtwo comunque, raga. Mi piace questo scarabocchio che sembro io all'elementare, Dio buono. E fu così che il Pokémon non era randomizzato. Allora, tra l'altro non so il tuo tipo, cioè nel senso, non penso tu sia di tipo fuoco. Forse elettro. Ok, a noi va bene così. Lui ha i leftovers, però io ho Dragon Dance e quindi piano piano te lo ficco al culo. Cheat. Oh, forse sei di tipo drago? Ma bella, me lo stai dicendo così? Ciao figliolo, ciao, è stato un piacere, adesso glieli sweepo tutti nel culo stronzo. Noctowl, perfetto, comunque dovrebbe essere... glielo metto nel culo. Cheat, devo switchare, mannaggia me. No, dicevo, penso a sto punto che sia randomizzato anche Mewtwo, raga. Il che è fondamentale per noi perché altrimenti avrei preso in culo... ah, sangue. Però, caro Birthday, tu devi attaccare. Non so se ti è chiaro il concept. Allora, proviamo ad andare armi a sto punto con Metal Head. Dovremmo cavarcela. Ok, sì. Iron Head. Blizzard, non congelarmi, ti apro il culo. Ok, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Ok. Ok. 2-0, perfetto. Raga, questa non me l'aspettavo, sinceramente. Spiritomb, perché l'ho tenuto? Perché l'ho tenuto? Perché? Ricordatemi perché. Proviamo ad andare John Frog, raga. Veramente, non ne ho idea. Cos'è appena successo? A parte il fatto che questo è uno scemo, cos'è appena successo? Cioè, lui si è boostato due volte di fila con Nasty Plat. Lui si è boostato due volte di fila e poi si è ammazzato! Dai, iniziamo. Madonna, raga! C'ho un culo che non sta né in cielo
in terra, ma sta sotto il mio pisello, perché non è possibile tutto ciò. Oh, forse ce la faccio. Non ci credo neanche io che l'ho retto. Oddio, non ci credo nemmeno io che ho retto. Milotic, questo è un problema. Però potrei andare di John Frog, fare Mind Reader e utilizzare Dynamic Punch volendo, no? La situazione si fa decisamente problematica. Cheat, raga, è un problema questo. Ok. Allora, raga, mi sa che l'unica soluzione è andare di curse e provarla così. È davvero l'unica. E ovviamente lasciar morire Birthday. Cioè suicidarci e aspettare che sia la maledizione a mandarlo giù. No, non ho davvero altra scelta, raga. Se no, se gli altri Pokémon li perdo tutti, lo vedete anche voi. E proviamo, speriamo che la curse riesca a mandarlo giù. Non ho davvero altra possibilità. Fermi. Merda, io non me l'aspettavo sta cazzo di battaglia. Guarda te. Oh, ho retto. Ho retto, ok, ce la si può fare. Fermi, curiamoci di nuovo, no, non mi interessa. Non mi interessa assolutamente, ho trovato l'unico Pokémon che può reggere, l'unico. Hydro Pump fallisce, sì. Sì. Giù. Oh. Ok, ne ho persi due. Poteva andare molto peggio. Poteva andare molto peggio. Ce l'ho fatta. Mewtwo non ce l'avevi. Avevi Cure, Mewtwo. Addirittura l'intero trio Tao. E non sei riuscito a buttarlo, a sconfiggerlo. Patetico. Voi due. In questo momento, Zenith potrebbe avere il più grande... The most powerful human being. Potrebbe essere il più grande... l'umano con più potere al mondo. Vivente, tra l'altro. Ha un'abilità che gli permette il controllo sugli altri, utilizzando i Pokémon di tipo psico, probabilmente. I know that the hard way, non so cosa voglio dire. Ha ottenuto il cristallo. Oh, cazzo. Questo è un problema, gente. Ok, lui l'aveva rubato. Ok. Ok, i checkpoint hanno qualcosa a che fare con la sua abilità. Quindi, so Harmony's father or your friend should be able to get you up to the mountain. Ok, perfetto. Il padre di Harmony. They have the same signature as Deoxys, and I'm sure there's no Deoxys around there. I've met with them and negotiated with them. Ok, perfetto. Ha detto che sta negoziando con loro. E che ci stanno aspettando da qualche parte. Io non so chi, non so dove, perché ho balzato mezzo dialogo con questa cosa qua. Io vorrei ottenerla quella Pokéball, però sarebbe figo. Allora, usciamo da qua però a sto punto, direi. Visto che tanto ormai ci siamo, usciamoci, no? Ok, allora, ho perso due Pokémon. La cosa non mi tocca minimamente perché avrei potuto perdere molto... Cioè no, mi tocca, ok? Ma avrei potuto obiettivamente perderne molto di più per come si stava mettendo la situazione. È stato un miracolo che A, ho trovato Drapion. E B, che ho ammazzato il mio Pokémon, perché altrimenti probabilmente non ce l'avrei fatta. Ho dovuto sacrificare Birthday, purtroppo. E John Frog, raga, cazzo. John Frog, forse insieme ad Armin era uno dei più vecchi dell'intero team. Ok, allora, fermi tutti. Mettiamo, depositiamoli, siamo arrivati. Cristo, raga, 24 morti, non le vedevo dai tempi. Non le ho mai viste 24 morti, 24 Pokémon morti non li ho mai fatti in vita mia. Allora, potrei andare di Totodile a sto punto, sinceramente. Tu sei di tipo erba e basta. Tipo fuoco, non Genoa. Quindi sì, andrei di Greenwood, il mitico. E Totodile. O Squirtle. O Totodile o Squirtle, raga. Direi assolutamente... Oh, innanzitutto lui lo metterei in squadra per il momento. Anche se magari Sidebar lo vedete dalla prossima. E quasi quasi, raga, controllo un attimo le... ma figa, ma fanno cagare entrambi, Dio. No, beh, tu non sei, non fai cagare in realtà. Fa vedere le mosse che c'hai. Voglio le tue mosse. Ok, Urku 2. Porca troia. A parte che anche tu non scherzi, però.
Ok, raga, mi sa che vado di tot, dai, dopo aver messo queste mosse, sinceramente. Tra l'altro, come si è messi a attacco speciale? Beh, dai, potresti essere messo molto peggio. Potresti essere messo anche meglio, per carità. Ok. Io adesso però ho un problema, cioè non so dove andare. Allora, fatemi utilizzare il pick a bus, per piacere. O pick a taxi, sì, ciao. Non lo prendo da così tanto tempo che ho dimenticato pure che cazzo di mezzo di trasporto è. Cos'è sta roba? Will Island. Dimmi dove cazzo sono arrivato. Non ne ho idea, sinceramente. Io non so davvero dove sono arrivato. Raga, dove sono arrivato io? Oh, queste sono le Dragon Ruins. Ok, ma tipo qua ci sono arrivato io, no? E infatti, allora sarò qua. O qua. Forse qua. Raga, non so la città dove... No! Non è qui! Raga, non so dov'è la città, non ci credo. Ma no! Dov'è? Non so più dove devo andare. Ma non ci voglio credere. Ridatemi sto pick a taxi, vi prego, dov'è? No, figliolo, ho bisogno di te. Dove cazzo sei? Ma ci si può perdere per la regione? Ma dai! Ma non ha senso tutto ciò. Dove sono? Ma dove cazzo sono? Dov'è il pick a taxi? Oh, oh, minchia, manna dal cielo, vieni qua. Vieni qua. Sì. Nascata Safari Zone. No, direi di no. Kepler City. Sonata City. Miara Town, Will Island. Cos'è sta roba? Coral Town. Ma perché sono... Ma perché sono fuori dalla mappa? Ma cosa? Ma dai, ma non si può. Oranos Town, questa cosa è... Era da Amphitrite, sì. Sì. Ok, perfetto. Sì. Allora, potrebbe essere qua dentro, però non lo so, sinceramente. Tua mamma, ok? Tua mamma. Oh, potrebbe essere qua dentro potenzialmente. No, aspetta, ma noi dovevamo andare sulla montagna, ma io sono stupido. Io raga, sono cerebralmente leso. No, seriamente. Trovate un aggettivo per questo Pokémon nei commenti, per piacere. No, davvero. Trovate un aggettivo che possa esplicitare al meglio le caratteristiche tecnico-tattiche di Amaura Formalora, che a quanto pare è un Lapras con un'isola sua. È un Tortel Lapras, perché è un misto tra Basta! Quanti siete? Quanti siete? Cos'è questa roba qua? Una tachipirina! È una tachipirina il Pokémon tipo medicamento! Tipo vaccino, ma che è? Di qua non posso passare a sto punto. Eh sì, allora forse devo andare dove mi diceva Nora per superare le montagne. Se non hai neanche... Oh, sì, ciao, ti voglio bene. Non sono ancora qui. Forse potremmo aspettare per secoli. E perché non si mostrano? E se Reucra... Oh, cazzo. Damian. Torniamo agli affari. Dovete superare la montagna. E noi abbiamo bisogno dei cristalli dell'Augur. Quindi se noi... Cosa? No, assolutamente no. Non possiamo farlo. Che cosa sai del cristallo? Voglio dire, non ti sto chiedendo di ottenerlo per noi. Vogliamo solo sapere. Non vogliamo che Zenith e Persephone ce l'abbiano nelle loro mani, in sostanza. Una volta che sarà nelle vostre mani o nelle mani di qualcun altro, potremo trattare molto più facilmente. Io, ok, we're not pushovers. Pushovers, non so cosa voglia dire. Andiamo, Damian. Mimetizzati. Oh, può farlo, che figata. Oh. Starway to Heaven, attenzione. Così out of nowhere proprio. Allora, però ragazzi, a parte che siamo con 4 Pokémon, io direi facciamo una cosa. Esatto, entriamo, facciamo la cattura, così vediamo se troviamo un Pokémon ancora migliore. Beh, raga, ah, aspettate, quest'acqua qua so pure come mandarla via, se non sbaglio. Fatemi provare, raga, giusto provare, poi facciamo sta cattura. Perché se non sbaglio, utilizzando il nostro Quartz Flute, possiamo utilizzare Seed Slayer e depurare quest'acqua. Oh, madonna, raga, quanto sono... Che memoria! Dai, dammi sta cattura! Maledette forbici di merda che non mi permettete il suicidio.
Non è possibile che mi dai PJ! Non PJ, cazzo! A livello 63 poi zio evolviti, è un uccellino, è femmina, come lo chiamo un uccello femmina? Come lo chiamo un uccello femmina? Lo chiamo uccello femmina? Sasha, chi vuole intendere di te? Sasha! Ok, e non è anima, spoiler, non è anima lo youtuber. Allora ragazzi, direi di scendere. E nulla, nel prossimo episodio proverò a farmi trovare allenato con i nuovi membri. E andremo a vedere che cosa ci aspetta sul Monte Rose. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così vi invito, come solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrizione al canale se siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate ai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale. E premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.